Si comincia da Via Marina e entro fine maggio in tutta la città saranno installate strisce pedonali ad alta tecnologia, molto più visibili e resistenti nel tempo. Un progetto per rendere le strade di Napoli più sicure e reso possibile grazie ad un investimento di 2,5 milioni di euro destinati al ripristino della segnaletica. I lavori sono affidati alla società Napoli Park e consentiranno di realizzare nel giro di 2 mesi attraversamenti pedonali a lunga durata per 12.000 metri quadrati. Invece di essere semplicemente disegnate, dipinte per terra, quindi soggette a un'usura veramente rapida, nel giro di 3-6 mesi tendono a scomparire, dipende naturalmente da quanto viene usata la strada. Queste sono fatte come di una pellicola sintetica prestampata che viene con una tecnica particolare praticamente incollata e ben fissata, un po' come lo smalto delle unghie, diciamo così. Le nuove strisce, che non sono più in vernice ma adesive e molto resistenti, sono realizzate con un materiale antiscivolo che richiede poca manutenzione. Dureranno almeno un paio d'anni e sono più luminose e visibili anche di notte. Dopo Via Marina, gli interventi per la segnaletica orizzontale riguarderanno anche altri quartieri della città. È una sicurezza molto più diffusa rispetto ai pedoni che usano la strada, nonché una segnaletica migliore anche per gli automobilisti, che in questo modo non avranno alibi e saranno invitati in modo più deciso a rispettare le strisce pedonali.